Nulla rimarrà come prima. I tagli ai trasferimenti ai comuni e la spending review introdotta dal governo Monti impongono agli enti un deciso cambio di marcia ed una brusca revisione dei percorsi amministrativi e finanziari e della stessa organizzazione dei servizi. Se ne è discusso stamane a Villa Mussolini nel corso di un affollato convegno a cui hanno preso parte un centinaio di amministratori, dirigenti e funzionari del comune di Riccione, delle aziende partecipate e dei comuni vicini. Al centro del dibattito le principali novità introdotte dalla legge di stabilità, il sistema dei controlli sulla contabilità pubblica e sull'operato delle aziende partecipate, il ruolo della Corte dei Conti, le procedure per gli acquisti di beni e servizi, il contratto di disponibilità e il rispetto del patto di stabilità. Il saluto del sindaco Massimo Pironi ha aperto il susseguirsi degli interventi dei relatori, tra questi Cinzia Farinelli, dirigente dei servizi finanziari, patrimonio e partecipate del Comune di Riccione, Nerio Rosa, esperto in materia contabile e finanziaria della Regione Emilia-Romagna, Paolo Leonardi, consulente dell'ANCI, Roberta Lauri, commercialista revisore dei conti, esperto in diritto societario degli enti locali. Il convegno è stato organizzato dal settore servizi finanziari del Comune di Riccione. L'incarico